Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e noi siamo qui sempre per leggere la parola del Signore perché questo è leggiamo la Bibbia insieme. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, noi stiamo qui per leggere la parola e stiamo leggendo il libro di Secondo Samuele e durante questa puntata noi leggeremo, te lo dico subito quello che noi leggeremo, capitolo 10 e il capitolo 11. Allora, visto che noi leggiamo sempre da lunedì al venerdì, se perdi una puntata, tu hai sabato e domenica per riprendere. Ascolta la parola di Dio. Se hai perso le puntate, diverse puntate precedenti, intanto continua con me a leggere la parola, poi piano piano potrai riprendere e leggere tutto quello che ti è rimasto indietro. Quindi, come dicevo, leggeremo capitolo 10 e capitolo 11, sempre di Secondo Samuele, parola del Signore. Dopo queste cose, il re degli Ammoniti morì e Canuna, suo figlio, regnò al suo posto. Davide disse, voglio usare a Canuna, figlio di Naas, benevolenza, come suo padre ne usò verso di me. Davide mandò i suoi servitori a consolarlo della perdita del padre. Ma quando i servitori di Davide giunsero nel paese dei figli di Ammon, i principi dei figli di Ammon dissero a Canun, loro signore, credi tu che Davide ti abbia mandato dei consolatori per onorare tuo padre? Non ha piuttosto mandato da te i suoi servitori per esplorare la città, per spiarla e distruggerla? Allora Canun prese i servitori di Davide, fece loro radere la metà della barba e tagliare la metà delle vesti fino alle natiche. Poi li rimandò. Quando Davide fu informato della cosa, Davide mandò la gente a incontrarli perché quegli uomini provavano grande vergogna. Il re fece dire loro, restate a Gerico finché vi sia ricresciuta la barba, poi tornerete. I figli di Ammon videro che si erano attirati l'odio di Davide e assoldarono 20.000 fanti dei Siri di Bet-Reob e dei Siri di Soba, 1.000 uomini del re di Maaca e 12.000 uomini della gente di Tob. Quando Davide udì questo, inviò contro di loro Joab con tutto l'esercito degli uomini di valore. I figli di Ammon uscirono e si disposero in ordine di battaglia all'ingresso della porta della città, mentre i Siri di Soba e di Reob e la gente di Tob e di Maaca stavano a parte nella campagna. Quando Joab vide che quelli erano pronti ad attaccarlo di fronte alle spalle, scelse un corpo tra gli uomini migliori di Israele e lo dispose in ordine di battaglia contro i Siri. E mise il resto del popolo sotto gli ordini del suo fratello Abisai per far fronte ai figli di Ammon. Poi disse a Abisai, se i Siri sono più forti di me, tu mi verrai in soccorso. Se i figli di Ammon sono più forti di te, verrò io a soccorrerti. Abbi coraggio e dimostriamoci forti per il nostro popolo e per la città del nostro Dio e faccia il Signore quello che gli piacerà. Poi Joab con la gente che aveva con sé avanzò per attaccare i Siri, i quali fuggirono davanti a lui. Quando i figli di Ammon videro che i Siri erano fuggiti, fuggirono anche loro davanti ad Abisai e rientrarono nella città. Allora Joab ritornò dalla spedizione contro gli Ammoniti e venne a Gerusalemme. I Siri, vedendosi sconfitti da Israele, si riunirono in massa. Adadezer mandò a chiamare i Siri che abitavano dall'altra parte del fiume e quelli giunsero a Chelam, guidati da Sobac, capo dell'esercito di Adadezer. Il fatto fu riferito a Davide, che radunò tutto Israele, passò il Giordano e giunse a Chelam. I Siri presero posizione di fronte a Davide e cominciarono la battaglia, ma i Siri fuggirono davanti a Israele e Davide uccise ai Siri e gli uomini di 700 carri, 40.000 cavalieri e colpì pure Sobac, capo del loro esercito, che morì là. Quando tutti i re vassali di Adadezer si videro sconfitti da Israele, fecero
pace con Israele e furono a lui soggetti. I siri non osarono più andare in aiuto ai figli di Amon. Parola del Signore. Ora leggiamo 2 Samuele capitolo 11. L'anno seguente, nella stagione in cui i re cominciano le guerre, Davide mandò Joab con la sua gente e con tutto Israele a devastare il paese dei figli di Amon ed a assediare Rabba, ma Davide rimase a Gerusalemme. Una sera, Davide, alzatosi dal suo letto, si mise a passeggiare sulla terrazza del palazzo reale. Dalla terrazza vide una donna che faceva il bagno. La donna era bellissima. Davide mandò a chiedere chi fosse la donna. Gli dissero: è Bathsheba, figlia di Eliam, moglie di Uria l'Itita. Davide mandò a prenderla. Lei venne da lui ed egli si unì a lei, che si era purificata dalla sua impurità. Poi lei tornò a casa sua. La donna rimase incinta e lo fece sapere a Davide dicendo: sono incinta. Allora Davide fece a dire a Joab: mandami Uria l'Itita. Joab mandò l'Uria da Davide. Quando l'Uria giunse da Davide, questo gli chiese come stavano Joab e il popolo e come andava la guerra. Poi Davide disse a Uria: scendi a casa tua e lavati i piedi. Uria uscì dal palazzo reale e gli furono mandati dietro delle vivande del re. Ma Uria dormì alla porta del palazzo del re con tutti i servi del suo signore e non scese a casa sua. Ciò fu riferito a Davide e gli dissero: Uria non è sceso a casa sua. Allora Davide disse a Uria: tu hai fatto un lungo viaggio, perché dunque non sei sceso a casa tua? Uria rispose a Davide: l'arca di Israele e Giuda stanno sotto le tende. Joab, mio signore, e i suoi servi sono accampati in aperta campagna e io entrerei in casa mia per mangiare, bere, per coricarmi con mia moglie. Come è vero che il Signore vive e che anche tu vivi, io non farò questo. Davide disse a Uria: trattieniti qui anche oggi e domani ti lascerò partire. Così Uria rimase a Gerusalemme quel giorno e il giorno seguente. Davide lo invitò a mangiare e a bere con sé, lo ubriacò e la sera Uria uscì per andarsene a dormire sul suo lettuccio con i servi del suo signore, ma non scese a casa sua. La mattina seguente Davide scrisse una lettera a Joab e gliela mandò per mezzo di Uria. Nella lettera aveva scritto così: mandate l'Uria al fronte dove più in furia la battaglia, poi ritiratevi da lui perché egli resti colpito e muoia. Joab dunque, assediando la città, pose Uria nel luogo dove sapeva che il nemico aveva degli uomini valorosi. Gli uomini della città fecero una sortita e attaccarono Joab. Parecchi del popolo e della gente di Davide caddero e perì anche Uria l'Itita. Allora Joab inviò un messaggero a Davide per fargli sapere tutte le cose che erano accadute nella battaglia e diede al messaggero quest'ordine: quando avrai finito di raccontare al re tutto quello che è successo nella battaglia, può darsi che il re vada in collera e ti dica: perché vi siete avvicinati così alla città per dare alla battaglia? Non sapevate che avrebbero tirato dalle mura? Chi fu che uccise Abimelech, figlio di Erubeset? Non fu una donna che gli gettò addosso un pezzo di macina dalle mura in modo che morì a Tebes? Perché vi siete avvicinati così alle mura? Tu allora gli dirai: anche il tuo servo Uria l'Itita è morto. Il messaggero partì e giunto riferì a Davide tutto quello che Joab aveva incaricato di dire. Il messaggero disse a Davide: i nemici avevano avuto del vantaggio su di noi e avevano fatto una sortita contro di noi nella campagna, ma noi fummo loro addosso fino alla porta della città. Allora gli arcieri tirarono sulla gente, sulla tua gente dalle mura e parecchi della gente del tuo servo perirono. E Uria l'Itita, tuo servo, perì anche lui. Allora Davide disse al messaggero: dirai così a Joab: non affliggerti per ciò che è accaduto, perché la spada divora ora l'uno ora l'altro, rinforza l'attacco contro la città e distruggila.
e tu fagli coraggio. Quando la moglie di Uria udì che suo marito era morto, lo pianse. Dopo che ebbe finito i giorni del lutto, Davide la mandò a prendere in casa sua. Lei divenne sua moglie e gli partorì un figlio. Ma quello che Davide aveva fatto dispiacque il Signore. Davide, un uomo di Dio, un uomo scelto da Dio per essere re di Israele, per sostituire Saul, un uomo da cui il Signore si era ritirato, ora Davide era in peccato. Un uomo che era rimasto nel castello, nella fortezza, mentre doveva essere nel campo di battaglia. Tu dove rimani quando il Signore ti chiama a una battaglia? Nascosto? Attento, perché il diavolo va attorno a noi cercando chi possa divorare e distruggere. Noi vogliamo continuare a leggere questa parola alla prossima puntata, quindi non mancare, perché sarà davvero importante vedere che nessuna delle cose possono sfuggire all'occhio del nostro Dio. Dio ti benedica, leggiamo la Bibbia insieme.